Ciao, sono del Capricorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo quello che succederà nella settimana dall'1 al 7 giugno 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Vi consiglio di vederli tutti perché vi possono dare un quadro più completo della situazione, in particolare l'ascendente, perché si dice essere quello più accurato. Se siete dei cross watchers, ossia delle persone che non hanno il segno del Capricorno, ma che guardano questo video perché sono interessate ad una persona del Capricorno e sentite che io parlo di voi anziché dell'altra persona, prendete come risuona perché io vedo le energie. Allora, vediamo quello che succederà al segno del Capricorno dall'1 al 7 giugno 2020. Fondo del mazzo c'è la carta della regina di coppe. Questo sta ad indicare che durante questa settimana ci sarà amore, ci sarà una soddisfazione a livello emotivo, ci saranno molte emozioni. Come vedete in questa carta c'è una persona che rovescia una coppa di acqua e è come se le emozioni fossero abbondanti, quindi penso che voi sarete molto emotivi durante questa settimana. O ci sarà qualcuno che aprirà a voi il suo cuore. La regina di coppe potrebbe rappresentare il segno del cancro, ma anche scorpione e pesci, per cui potreste avere a che fare con questa persona, oppure siete voi che avete uno di questi segni come prevalente nel tema natale. Come energia generale c'è la carta dell'asso di denari, quindi c'è un nuovo inizio che verrà offerto a voi, che è solido, è concreto. C'è qualcosa di nuovo che voi sperimenterete, si può trattare di un nuovo progetto, di un'attività, di qualcosa di nuovo che voi volete fare, oppure ancora c'è la possibilità di iniziare un nuovo rapporto, oppure di avere una fase di rinnovo nell'ambito di un rapporto che già è esistente. Come energia del presente c'è la carta del 7 di denari. Questo sta ad indicare che voi siete stati in attesa di recente, avete aspettato che avvenissero determinati avvenimenti, che ci fosse una comunicazione, oppure ancora che i frutti del vostro lavoro venissero a fruizione. E come carta della sfida c'è la carta della torre. La vostra sfida è quella di superare una destabilizzazione che voi avete all'interno. Ma un'altra cosa che percepisco è che voi riceverete una notizia questa settimana che vi potrebbe letteralmente scioccare. Questa notizia vi potrebbe sorprendere in maniera positiva perché vedo che c'è la carta del 9 di coppe come carta del risultato, per cui si può trattare di una comunicazione che riceverete e che magari stavate aspettando da tempo. Anche perché vedo che alla base della lettura c'è la carta del 4 di spade, che sta ad indicare una persona che cerca di riposarsi, di recuperare le sue forze, di risanare le sue ferite. Magari tra voi ed un'altra persona non c'è stata comunicazione, oppure di recente vi siete trovati ad isolarvi un pochettino di più rispetto agli altri, a prendervi del tempo per voi, a riposarvi di più. Vedo che in testa alla lettura c'è la carta del 9 di spade. Potreste avere dell'ansia o delle preoccupazioni in riferimento a qualcuno oppure ad una specifica faccenda, motivo per cui poi avete cercato di riposarvi, perché magari a livello mentale c'era molta attività, eravate molto preoccupati per qualcosa, oppure eravate in ansia perché aspettavate che ci fosse un cambiamento. E quello che vedo è che arriverà praticamente all'improvviso. Come energia del recente passato c'è la carta del folle, questo vuol dire che avete cercato di rischiare, di fare qualcosa di completamente nuovo, di andare verso un nuovo percorso e di non pensarci più di tanto. In questa carta però la persona del folle è seduta, quindi è una persona che guarda giù ed è esitante nel saltare perché non sa se questa sia la cosa giusta. Quindi voi vi potreste essere trovati in questo tipo di energia, nel senso che sì, c'era la possibilità di lasciarsi qualcosa alle spalle, di andare completamente liberi verso una nuova direzione, ma voi non eravate convinti. Come carta del prossimo futuro c'è la carta del 3 di bastoni. Questo serve ad indicare che ci potrebbe essere ancora un po' di attesa.
Se questa comunicazione viene da una persona del passato, significa che tra voi e questa persona ci potrebbe essere una distanza fisica, ancora non vi potete vedere, quindi dovete attendere ancora un po' per vedervi. Se invece si tratta di una comunicazione che ha a che fare con altro, vuol dire che ciò che vi verrà comunicato sarà positivo, ma prima che venga concretizzazione bisogna aspettare un po'. Come carta dell'approccio c'è la carta del giudizio, quindi questo vuol dire che dovete prendere un'importante decisione questa settimana, che questioni del passato o persone del passato potrebbero tornare alla luce. Come carta dei fattori esterni c'è la carta dell'asso di spade. Quindi potreste ricevere questa comunicazione che vi aiuterà ad avere una maggiore chiarezza. Qualcuno dirà le cose esattamente come stanno. Se non si tratta di una persona, vuol dire che ci sono dei fattori esterni che vi aiuteranno a vedere le cose in maniera molto più chiara. Come carta delle speranze o delle paure c'è la carta del 7 di coppe. Questo sta ad indicare che voi sperate di avere diverse scelte a disposizione, sperate di riuscire a scegliere bene, a prendere la decisione giusta, perché vi si possono aprire diversi scenari, però sta a voi poi prendere la decisione che ritenete più corretta nel vostro caso. Alcuni di voi potrebbero avere paura di non sapere cosa fare perché c'è una forte confusione a livello emotivo, ci sono tante emozioni contrastanti e questo potrebbe rendere difficile poi prendere una giusta decisione. Come carta del risultato c'è la carta del 9 di coppe e questo parla di soddisfazione emotiva, parla di gioia, di felicità e di desideri che si manifestano. Vediamo perché c'è la carta del 3 di bastoni, così abbiamo più informazioni su questa attesa che ci sarà nel prossimo futuro. C'è la carta del carro, la carta dell'asso di coppe, la carta degli amanti e la carta della regina di denari che rappresenta proprio il segno del Capricorno, oltre anche al toro e alla vergine. Qui ci sono delle carte molto positive, veramente molto positive. C'è la carta dell'asso di coppe che indica un nuovo inizio in amore, c'è la carta degli amanti che sta ad indicare un rapporto che è molto forte, molto passionale. C'è la carta del carro che indica il movimento in avanti, quindi c'è una situazione che si muoverà, c'è questo nuovo inizio. Se non si tratta di amore, significa che c'è una comunicazione che comunque vi darà molta gioia, vi farà sentire bene dal punto di vista emotivo e ritroverete una nuova stabilità. Per alcuni si può trattare di lavoro e vi sentirete particolarmente bene dal punto di vista finanziario. Per altri si può trattare di amore e vi sembrerà di aver ritrovato una nuova sintonia, ad una nuova stabilità con una specifica persona. Altri ancora potrebbero andare verso un nuovo inizio in amore dopo aver atteso un po' di tempo. A livello dei segni zodiacali, oltre al segno del Capricorno, c'è il segno del Toro e della Vergine, tutti i segni d'acqua, Cancro, Pesci e Scorpione. Poi ci sono tutti i segni d'aria, acquario, gemelli e bilancia. E poi c'è il segno dell'ariete. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno del Capricorno. Allora, il messaggio per voi è: nulla ti accade per caso, l'unica persona che devi compiacere sei tu. Dovete essere autentici, quindi dire e fare ciò che vi sentite, non perché dovete far piacere a qualcun altro. Fatemi sapere se è risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!